Sì, io sono Edoardo Gori e oggi ci viene in mente sempre una nuova recensione film. Il film in questione è Tremors. Tremors è un film del 1990 diretto da Ron Underwood con attore protagonista Kevin Bacon. Ha avuto molti seguiti, cioè Tremors 2, Aftershocks, che recensirò insieme al 3 e al 4, che Aftershocks vuol dire scossa d'assestamento, e 3 Return Perfection, e 4 All'inizio della leggenda. Nel 2016, cioè il prossimo anno, per ora l'hanno fatto quest'anno, uscirà dal cinema Tremors 5. 5. Beh, cioè, rendetevi conto. L'ultimo film è stato fatto nel 2003. Più di 10 anni. Dio santo. Vabbè, comunque, il mio film preferito rimarrà sempre. Sempre il protagonista è Bart Gummer. Allora, Bart Gummer, vi spiegherò tra poco. Adesso passiamo alla trama. Due operai del Nevada, che un operaio è Kevin Bacon proprio. Stanno lavorando in una cittadina del deserto chiamata Perfection. A questa cittadina non lavorano tanto, non guadagnano tanto, cercano un'altra cittadina dove lavorare. Nella loro strada incontrano molti delitti e molte morti, ma pensano che sia un serial killer. L'idea cambia quando incontrano una biologa che gli dice loro che ci sono strani movimenti sottoterra. Loro la ignorano e continuano. Continuano fino a che c'è una scena in cui tutte e due sono a fare un galoppo a cavallo, no? E i cavalli vengono assaliti da qualcosa da sottoterra. Allora Kevin Bacon prende il fucile e gli spara che spiegherò le parti dei Tremors. Sì. E quindi scendono a cavallo. Pensano, che cacchio è questa cosa? Poi sotto di loro si fa una cunicola sottoterra che li alza e loro iniziano a scappare. Capiscono che davvero c'è qualcosa sottoterra. Scappano da questa cosa. Finiscono in un canale di scorrimento di marmo. Ma questa creatura ha paura che gli venga addosso. Però si sono sbagliati. Perché questa creatura non può passare in mezzo alla roccia. E infatti si vede che questa creatura muore. Muore appena va dritto sulla roccia. Non la può perforare. E questa biologa arriva da loro perché hanno fatto amicizia. E dice, ciao ragazzi, come va? Dice così. E vede qui quel verme che è morto. Perché? I Tremors sono vermi giganti che assalgono le persone da sottoterra. Poi capiranno che i Tremors, anche se fai così, ti sentono da sottoterra. Questa parte mi sembra un po' ridicola, ma è l'unica parte ridicola del film. Vabbè. Ti sentono da sottoterra e ti vengono a prendere. Ti ammazzano. Ma io non capisco ancora. Le vibrazioni sentono. Comunque, poi vanno da un signor cinese che ha un negozio lì in cittadina e lo usano come riparo. Però questo signore viene ucciso brutalmente da questo verme perché, allora, vi spiego le parti. I Tremors, che verranno chiamati Graboid da questo signore, cioè agguantatori in italiano, hanno tre, non so spiegare, ma tre cose appuntite, ecco, sulle cime della bocca, e hanno un corpo come i vermi, però non sono annelidi, cioè che non sono come lombrichi. Sono tutti grigi, con spuntoni sulla pelle per muoversi sottoterra più velocemente. E al posto della lingua hanno dentro altre tre bocche
altre tre bocche che afferrano proprio agguantatori, afferrano e poi mangia le persone. Allora, vabbè, la trama è questa, che allora vi dirò le morti perché sono fantastiche. Primo è quello che vi ho detto. Il secondo viene ucciso, se non mi sbaglio, quando c'è appunto Bart Gummer, che è un esperto di armi e colleziona armi. Penso su ragazza, sua moglie, non so chi sia, ma una ragazza, gli sparano con tutte le armi che c'hanno in cantina e alla fine muore. E Bart Gummer li aiuta questi ragazzi a farlo uccidere. Però il terzo è bellissimo, però il quarto ve lo dirò tra poco perché è il mio preferito. Allora, terzo muore quando c'è Bart Gummer che dà una bomba a loro, a questi due operai che saranno i protagonisti insieme alla biologa, e che la fanno strisciare perché vi ho detto che le vibrazioni da sottoterra loro, se fai così, lo sentono anche a 10 metri sottoterra. Sottoterra, sì, la prende la bomba, la ingoia, esplode. Il quarto è quando scappano da questo verme, non c'hanno più bombe e la biologa e uno dei due operai vanno via, ma Kevin Bacon rimane lì sul dirupo perché si fermano e vedono un dirupo. Lui sta per un altro po' lì e poi si butta da una parte, lasciando il verme che si butta nel dirupo e cade sfracellandosi in mille pezzi. Allora, gli effetti speciali sono fantastici e favolosi. Non c'è tanta suspense, ma proprio pochissima. Qualche scena fa anche ridere. Non è horror, perché per niente, potete farla vedere anche figliolini. Io la prima volta l'ho vista, sa 3 anni. Vabbè. E nulla. Nulla. È bellissimo. Vi recensirò gli altri film. Ciao ragazzi, e ci vediamo.